Ciao a tutti, allora, questo vlog inizia abbastanza tardi perché comunque è già pomeriggio inoltrato, quasi tardo pomeriggio, ma in realtà è che stamattina mi sono svegliata abbastanza tardi e poi è venuto mio babbo a controllare l'armadio. Perché in realtà voi non sapete cosa è successo. Allora, praticamente, scusate se guardi come se mi sto anche aggeggiandovi, comunque. Allora, vi faccio vedere, almeno capite meglio. Praticamente, volevo farvi prima vedere l'outfit di oggi. Praticamente un mix di voi, come ieri, le Stan Smith, i pantaloni di ieri, la maglietta. Questa qui dell'Hard Rock di Parigi e questa felpa qui, quella che vi dicevo ieri, che sta praticamente fino a qui, non so se. Ora io non mi vedo allo specchio, quindi non so a che punto sono comunque ecco qua. Quella che arriva praticamente fino a qui, con le perle sulla manica e sul cappuccio. Comunque, in sostanza, quello che vi stavo dicendo. Ok, l'ho lasciato aperto. Praticamente, quello che è successo è questo. Allora, intanto abbiamo tutto il muro in queste condizioni. Ovviamente non so più cosa fare. Tra l'altro qui c'è anche la crepa, infatti. Cos'è, non c'era? Infatti se sentite. Ha detto mio papà che è una cosa normale. Mentre nell'armadio la situazione è questa. Cioè io non so più veramente più cosa fare. Abbiamo lasciato aperto. Abbiamo provato di tutto. Tra l'altro c'è anche tutto sopra l'armadio. Da qua forse si vede qualcosa. Lì c'è una piccola macchia, infatti. Comunque, è venuto appunto mio babbo stamattina per controllare e mi ha detto che questa è l'umidità, la condensa, non è dovuto da fuori o da cose, è solo la condensa, quindi dobbiamo pulire e con un prodotto apposta. Ora sentiva un suo amico per vedere se ce l'aveva, tanto poi verrà a sistemarcelo con questo, vediamo un attimo. E niente, questo era quello che veramente in realtà è successo all'armadio. Poi comunque siamo tornati a casa ora, perché siamo stati a pranzo dalla nonna di Marco e stasera siamo a cena invece dalla mia nonna. Ovviamente forse non porterò neanche il canino perché sicuramente forse c'è mia zia con la sua di canine. Nel frattempo c'è Marco, se riesco a mettere lo zoom, eccolo qui, e con i miei amori. Scusate per il dito questi. Ovviamente il canino vuole mangiare, infatti se vedete le scene che sto facendo comunque. Siamo appunto a pranzo, a cena della nonna e come vi dicevo il canino non so se lo porto perché comunque forse verrà mia zia con la sua canina e non, già la sua canina è molto impaurita, cioè molto impaurita, è molto paurosa già di suo, quindi non vorrei che si impaurisca ancora di più. E poi comunque lui è ancora cucciolo, quindi preferisco non portarlo da nessuna parte ancora, cioè o meglio, non è che non voglio portarlo da nessuna parte, perché comunque fuori lo portiamo, però ancora è troppo piccolo per certe cose. Tra l'altro c'è una tendinite al polso, un male indescrivibile. Poi avevo detto che avevo fatto la visita medica e una cura per il problema dell'emorroide.
non ho risolto un bel niente con la visita, cioè con la cura, assolutamente no. Quindi, ultimamente, anzi, mi è peggiorata la situazione. Quindi adesso dovrò andare appunto dal dottore, dal mio dottore, e vedere un po' che cosa mi dice. Perché onestamente parlando così non posso andare avanti. Infatti l'altro giorno addirittura volevo andare al pronto soccorso, perché era diventata insostenibile questa cosa. Veramente io non so più cosa fare. Cioè, se il mio dottore mi dice: "Guarda, ti devi operare", e mi opererò, perché io avanti così non posso andare assolutamente. Tra l'altro, comunque, al di là di tutto ciò, ho asportato il video, il vlog di ieri, o ieri l'altro, non mi ricordo, però non riesco a ritrovare dov'è. Ora, nel senso, non vorrei che me l'avesse già messo su YouTube. Adesso controlliamo, perché sennò poi, in sostanza, comunque nel vlog parlavo appunto del fondotinta che ho anche adesso. Io non so come farvelo vedere, perché le luci sono gialle, quindi ci servirebbe una luce. Ora non so così se riesci a capire qualcosa. No, sono sempre gialla perché mi vedo nella videocamera. E sono sempre gialla. Tra l'altro oggi ho messo anche gli orecchini, questi video H&M che avevo comprato, ho messo anche l'eyeliner. Devo dire che non mi dispiace, me l'ho messa. Adesso controlliamo che ho acceso la luce, se no non mi vedete. Vediamo, accendo quest'altra, forse mi vedete meglio. Comunque, tra l'altro mi fa male anche il braccio. Comunque adesso guardo se me l'ha messo direttamente su internet, cioè su YouTube, che molto probabilmente l'hanno già messo lì. Scusate per la bellissima scena che c'è dietro. No, non me l'ha messo, e quindi non so proprio dove cavolo me l'hanno ficcato. Adesso comunque mi metto al computer e guardo un attimino. Tra l'altro devo mettermi anche a montare il vlog di ieri, che ancora non l'ho fatto.